telespettatori di OK Italia Parliamo, ne siamo purtroppo in piena crisi economica a causa, come tutti oramai purtroppo sapete, della pandemia Covid-19 e del suo lockdown. E i porti italiani, con tutte le loro attività, ne stanno pagando le conseguenze. C'è stata anche una drastica riduzione dei traffici marittimi che ha comportato la conseguente crisi delle compagnie di navigazione che si trovano ad avere mancanza di liquidità. Un comparto direttamente coinvolto da questa situazione emergenziale è sicuramente quello del pilotaggio portuale, che si trova oggi in difficoltà nel garantire il proprio servizio. Abbiamo oggi il nostro gradito ospite, il comandante Francesco Bandiera, presidente Fede Piloti, che è la Federazione Nazionale dei Piloti dei Porti, per parlare di come questa crisi li stia mettendo in difficoltà. Buongiorno Bandiera. Buongiorno a tutti quanti. Ma spieghiamo brevemente, prima di iniziare a fare delle domande a Bandiera, per i nostri telespettatori, cosa fa la Federazione Italiana dei Piloti dei Porti e soprattutto qual è il ruolo dei piloti dei porti? Beh, la Federazione Italiana dei Porti, dei Piloti dei Porti, è nata ben nel 1947 per curare tutti quelli che erano gli interessi etici, morali e anche economici della categoria dei piloti italiani, che vengono soprattutto da pregresse esperienze come ufficiali sia della Marina Militare che della Marina Mercantile. Un po' di numeri, i piloti del porti sono presenti in ben 69 dei nostri porti italiani lungo tutte le coste del nostro paese, che ricordiamo essere lunghe circa 7.500 chilometri. In totale sono 250 gli afferenti al corpo, alla corporazione, perché si parla di corporazione, penso che Bandiera dopo ce lo spiegherà, dei piloti del porto, fra i pratici e cioè fra gli effettivi e i pratici locali, e ben 200, oltre 230 mi pare che siano proprio rappresentati. C'è un armamento di 124 pilotine, che sono le barche adibite al servizio, quelle famose barche a cui tutti siamo abituati quando navighiamo e quando entriamo nei porti, e pari ad un investimento economico di capitali privati, ribadiamolo, di circa 18 milioni di euro. Altri numeri sono quelli dati dalle prestazioni di pilotaggio: ogni anno sono oltre 245.000 e circa 1.000 prestazioni per ogni singolo pilota vengono fatte. Bene, Bandiera, in cosa consiste il pilotaggio ai giorni nostri? Il pilotaggio ai giorni nostri dal punto di vista tecnico non è cambiato molto da quello che può essere sempre stato da illo tempore, perché ancora già dai tempi dei Romani si trovano tracce di questo mestiere. Nella fattispecie noi non siamo altro che degli esperti locali, quindi del porto dove siamo destinati, ed assistiamo le navi, o meglio i comandanti, nell'ingresso del porto appunto di arrivo o alla partenza dalla nave. Spesso il nostro mestiere viene confuso con quello del comandante della nave e viceversa. La domanda più frequente di solito è: ma perché il comandante non può entrare e uscire da solo? Non ha le capacità? Assolutamente sì, il comandante di una nave ha tutte le capacità per fare una manovra e terminare o cominciare un viaggio, perché ovviamente ha fatto un percorso di addestramento e degli studi che l'hanno portato a quel livello di conoscenze. Ma la differenza, la particolarità tra un comandante della nave e il pilota del porto, che poi noi ne siamo un po' l'estensione anche dal punto di vista di carriera, poi lo vedremo magari in seguito come si arriva a fare il pilota, è proprio quella di essere particolarmente esperti di quella zona, del nostro porto. E vi posso garantire, dopo 16 anni, sono a circa metà della mia vita di pilota, dopo 16 anni faccio questo mestiere, effettivamente la differenza la senti moltissimo tra essere al comando di una nave e invece vivere giorno e notte solo in quelle acque e specificarti nello ship handling, chiamato così, proprio la manovra navale in quelle determinate acque portuali,
per qualsiasi tipo di nave, perché poi va detto questo, in Italia il pilotaggio è obbligatorio per tutte le navi superiori a 500 tonnellate di stazza lorda, generalmente è un parametro globalmente riconosciuto o in termini di tonnellate di stazza o in termini di misure, si parla altrimenti di 70 metri di lunghezza nave, ecco, il pilotaggio è obbligatorio oltre queste misure. Quindi rientrano dai mega yacht, le navi da crociera, i portacontenitori, le rinfuse, le chimichiere e qualsiasi traghetti e qualsiasi altro tipo di nave. Quindi noi siamo proprio gli esperti della zona che per il nome per conto dello Stato, dal quale siamo regolati, regolamentati e controllati, andiamo a bordo e diamo quelle funzioni di assistenza tecnica per terminare bene quella che è tecnicamente è chiamata la spedizione della nave, quindi il viaggio della nave. Un chiarimento, lei ha detto anche i traghetti, ma anche i traghetti che quotidianamente fanno le loro rotte ed entrano un giorno sì o un giorno no all'interno del porto, richiedono la presenza a bordo del pilota del porto nel momento in cui devono attraccare? Allora, esatto, lo ripetiamo, innanzitutto il pilotaggio in Italia è obbligatorio. Poi, evidentemente, in situazioni come molto intelligentemente mi ha fatto notare, i traghetti, i comandanti con particolari requisiti, tanto il comandante quanto la nave, esistono effettivamente, tanto a livello europeo che anche a quello italiano, degli strumenti diversi per un'assistenza che prevederebbe anche la non presenza fisica del pilota a bordo in determinate condizioni e meteorologiche, ripeto, e di manovrabilità della nave e di particolare esperienza comprovata del comandante. Quindi parliamo di un'assistenza radio, per intenderci? Esatto, assolutamente sì, assolutamente sì. Ecco, Bandiera ha parlato di competenza, perché da quello che ci dice, oltre a una grande conoscenza dei fondali, del porto, della morfologia, della struttura interna del porto, della profondità delle acque, ci vuole anche una grande competenza, perché si dà assistenza su qualsiasi tipo di nave che dovesse entrare all'interno del porto. Come si accede a questa professione? Ma al momento è previsto tuttora un lungo percorso di addestramento ancora a bordo, quindi bisogna fare una determinata carriera che ti porta a ricoprire minimo fino al grado di primo ufficiale, se non molti di noi anche di comandante a bordo della nave. L'età di solito alla quale si accede alla carriera è intorno ai 30 anni, 30-35 anni, questa è l'età, e molto importante per noi piloti italiani è il concorso pubblico, perché si accede attraverso un concorso per titoli ed esami emanato dal comandante della locale stazione della Capitaneria di Porto, emanato dal comandante quindi del porto dove si rende necessario l'assunzione di un pilota, e tutto questo procedimento evidentemente ha un'origine del Ministero dei Trasporti, dalla Direzione Generale dei Trasporti, tutto un procedimento pubblico. Ecco, non c'è una sorta di albo unico, di graduatoria unica e poi con lo smistamento nei vari territori? No, al momento no. Potrebbe essere, è un qualcosa che è allo studio anche, al momento ancora no. Ogni porto, quando necessita dell'assunzione di un pilota, fa una domanda, la corporazione locale fa una domanda al comandante del porto, il quale avvia un'istruttoria pubblica per poi emettere un bando pubblico. Quindi ci sono le visite mediche di rito e, ripeto, i requisiti sono abbastanza importanti per accedere all'esame. Beh, abbiamo detto che la federazione, questa corporazione, vive dal 1947 ed è l'unica corporazione che resiste ancora oggi in Italia. Quali sono i punti di forza per il nostro paese nell'avere una siffatta organizzazione per garantire appunto l'accesso al porto? Di cosa vi occupate? Vi occupate soltanto di salire a bordo? La brutalizzo per i nostri ascoltatori. Il vostro unico compito è quello di salire a bordo, aiutare il pilota nel fare la manovra di ormeggio, di attracco, anzi. Allora, in verità oggi la funzione del pilota si è un po' più allargata, se vogliamo, ed interessa, il campo di interesse è per lo più quello generale dello Stato, quindi della collettività, perché noi attraverso la nostra funzione
durante il nostro regolare svolgimento del nostro lavoro in porto, salendo sulla nave, siamo anzitutto la prima persona dello Stato italiano che sale sulla nave. Ora non immaginiamo solo il traghetto o la nave da crociera, immaginiamo il 70% del resto del traffico in Italia, che è quello delle navi mercantili fatte da navi e quindi armatori e comandanti di tutte le nazionalità, di ogni tipo di estrazione. Quindi rappresentiamo in tutto e per tutto la faccia dello Stato e i regolamenti di quel porto, in nome per conto del comandante del porto. Quindi è una rappresentanza, una rappresentatività istituzionale, anzitutto. A questo quindi sono legate funzioni e per l'antinquinamento e per la tutela delle strutture portuali, perché la nostra presenza a bordo evidentemente garantisce sicuramente un contatto diretto con l'autorità marittima sempre in porto, la capitaneria di porto attraverso i nostrumi del porto, e quindi la tutela dell'ambiente marino, abbiamo detto, delle strutture portuali, e attraverso la nostra assistenza poi anche tecnica durante lo svolgimento della regolare manovra, garantiamo altresì gli interessi privati dell'armatore, perché in questo ambito, nel pilotaggio, nell'ingresso in porto, bisogna capire bene che ci sono due soggetti che hanno un interesse diretto, immediato, importantissimo. Uno è lo Stato, e questo non vale tanto per l'Italia, vale in tutto il mondo per ogni Stato, che, ripeto, deve assicurarsi che nessuno sporchi i suoi porti, che nessuno devasti le sue banchine, che nessuno, quindi ha necessità di avere una figura di riferimento, e questo è il pilota del porto. L'altro è l'armatore, che giustamente ed evidentemente deve tutelare i suoi interessi economici, e vi garantisco che intorno alle navi gli interessi economici sono veramente importanti. Oltretutto, faccio una parentesi nei numeri che ha dato all'inizio, non abbiamo detto che per mare si sposta il 90% delle merci mondiali. Quindi tanto è distante dall'immaginario collettivo il mare, i marinai, il personale navigante, i comandanti, i porti, i piloti, eccetera, quanto l'importanza è non strategica, fondamentale. E più si fermano le navi, si ferma veramente il mondo, ma poi ne parleremo, magari se avrà qualche domanda, immagino, sull'emergenza che stiamo avendo. È assolutamente sì, che è la cosa che ci sta più a cuore. Però mi veniva, mentre parlava, mi viene da farle una domanda forse anche un po' provocatoria, mi scuserà per questo, ma è il mio mestiere. Ricordo poco tempo fa, ci fu una nave, una delle famose, quelle che vengono definite grattacieli naviganti, una delle grandi navi da crociera, che andò a urtare la banchina in fase di attracco a Venezia. In questi casi specifici, soprattutto nelle acque di Venezia, quando le grandi navi da crociera entrano all'interno della laguna, se non ricordo male, pare che debbano tenere i motori accesi, ma senza ovviamente alcun tipo di propulsione per far navigare la nave, che viene invece trainata dai rimorchiatori. In quel caso specifico, in cui comunque la nave non riuscì a bloccare il suo abbrivio ed andò a sbattere con forza contro la banchina, si ricordano le scene anche dei turisti che aspettavano appunto l'attracco della nave, che iniziarono a scappare con rischio anche per l'incolumità personale. La responsabilità in questo caso specifico ricade sul comandante dei piloti del porto salito a bordo o sui rimorchiatori che avevano il compito di, diciamo, arginare questi giganti che erano in mezzo al mare? Allora, a questa provocazione, che mi fa un po' sorridere perché effettivamente è una grande provocazione, oltretutto quello è stato un evento balzato alle onori delle cronache, seguito poi anche da un altro in quel particolare momento politico, se vogliamo anche dire. Non cercherò di non farmi intrappolare da questa domanda, perché non è corretto, tra l'altro perché per mia formazione personale non valuto, non parlo mai di incidenti evidentemente che non riguardano la mia persona direttamente. È ovvio che non posso esimermi da una sorta di risposta, di delucidazione nel ruolo in questo momento che rivesto, e quindi capisco assolutamente e giustifico la domanda, ci mancherebbe.
Per quanto riguarda attiene le responsabilità, c'è un procedimento in corso, quindi su questo non ci si può assolutamente sbilanciare, non possiamo entrare, o io non posso entrare in questo argomento. Posso dire che tecnicamente, anche perché evidentemente conosco molto bene e i piloti, che erano due piloti a bordo di quella nave, conosco bene la nave, conosco la situazione e conosco anche Venezia, perché ho avuto anche la fortuna, tra l'altro, nel mio percorso di formazione anche di passare un anno in addestramento nei rimorchiatori a Venezia, quindi diciamo ho una visione abbastanza completa. Lì è successa un'avaria importante alla nave, quindi non è assolutamente stato il comandante incapace o il pilota incapace, che anzi, questo sì si può dire, risulterebbe già dalle prime ricostruzioni che vennero fatte, che entrambi hanno agito con altissima professionalità e devo dire proprio, so di non poter essere smentito su questo, proprio la presenza dei due piloti a bordo, in particolare del pilota più anziano, il collega si chiama Tuselli, di Venezia, e la sinergia tra lui e il comandante ha veramente evitato il peggio, perché a parte la spettacolarizzazione a cui ormai siamo tutti abituati con questi nuovi device che ci troviamo in tasca, siamo diventati tutti reporter, giornalisti, tuttologi. Una volta c'erano 65 milioni di allenatori in Italia in caso di mondiale, oggi siamo tutti piloti, comandanti, giornalisti, cameraman, medici, tutti. Abbiamo ormai tutto di tutti. Allora io umilmente mi tolgo il cappello e dico: io non so niente. L'unica cosa che posso garantire, perché questo viene già da indagini fatte, che proprio la funzione dei due ufficiali a bordo, il comandante e il pilota in particolare in charge in quel momento, hanno evitato veramente il peggio, che era la conseguenza di un'avaria. Signori, le cose esistono e si rompono. Poi ci sarà da andare a vedere, e già sono in fase avanzata, il perché si è verificata quella avaria lì. Diciamo, la competenza e professionalità del personale a bordo ha permesso che... Ha evitato il peggio in quel caso. Non solo spettacolare, ma senza gravi conseguenze, perché al di fuori di un problema, diciamo, strutturale alla nave, anche comunque molto limitato, e un pochino di danni alla banchina, per il resto non c'è stata grande conseguenza circa quello che è successo. Ma ecco, ora parliamo invece di conseguenze rispetto a un grave problema, questo sì, che è quello della pandemia da Covid-19, da coronavirus, che ha colpito il nostro paese, e soprattutto sul lockdown che ne è scaturito direttamente, mettendo un pochino il freno a tutta l'economia italiana. Quanto questa pandemia ha inciso sulla normale attività nei nostri scali nazionali? Lei prima ci diceva, appunto, ricordava come ben il 90% del traffico merci viaggia per le vie del mare. Ecco, quanto ha inciso? Che tipo di rallentamento avete percepito voi che quotidianamente vi adoperate per far sì che questo 90% di merci possa arrivare a destinazione? Anzitutto, Mi ripeto, però ci tengo a cogliere questa opportunità che mi dà molto, molto bene, per stressare di nuovo l'importanza del settore marittimo a riguardo. Se l'Italia si è fermata, c'è stato il lockdown, i porti nel mondo in generale, ma in particolare quelli italiani, che siamo stati, tra l'altro, mi pare dopo la Cina, la prima nazione occidentale colpita da questa infame pandemia, si passi il termine, i porti italiani non si sono mai fermati giorno e notte, ma non solo i piloti, dietro di noi c'è tutta poi l'ulteriore schiera di servizi, gli ormeggiatori, i rimorchiatori, i servizi portuali a terra, gli stivatori, di cui anche in questi giorni c'è un po' di cronaca sul porto di Napoli, di Palermo, eccetera, le autorità portuali, il comando generale della Capitaneria di Porto con tutto il personale militare delle Capitanerie di Porto nei porti. Cioè il settore marittimo, devo dire, è evidentemente in primis gli armatori, le navi, gli equipaggi, eccetera. Quindi, come sempre, il settore marittimo, dico sempre, la gente che lavora a mare ha quella marcia in più e comunque ha saputo immediatamente darsi delle regole, perché è un qualcosa che ha impattato la nostra società talmente in fretta, perché è stata talmente repentina l'arrivo di questa emergenza,
ci ha trovato assolutamente impreparati, ha trovato impreparato lo Stato, il governo, i ministeri preposti, e effettivamente ognuno di noi, ogni compagnia di navigazione, ogni porto, ogni categoria si è dovuto un attimino arrangiare. Poi nel frattempo abbiamo anche messo in campo delle azioni omogenee e condivise, però ci è voluto del tempo. Ma questo per sottolineare il fatto di come il settore marittimo, l'ha anche ripetuto, devo dire, leggevo stamattina la ministra De Micheli in argomento di come l'Italia, il suo ministero e il comando generale ha reagito per l'accoglimento delle navi italiane, non solo della costa, ma c'erano anche altre navi da crociera che abbiamo ricevuto in Italia. Siamo stati gli unici a gestire veramente la situazione e lì ci sono tutti quanti. Ecco, però Bandiera, una cosa importante, come per tutte le attività lavorative bisogna garantire la protezione ovviamente di chi lavora, con dispositivi di protezione individuale, ma anche mettendo in piedi tutte quelle misure atte a prevenire eventuale contagio. Siete riusciti subito a trovare questi dispositivi di protezione individuale per tutto il personale impegnato e che tipo di accortezze avete utilizzato anche quando salivate sulle navi? Allora, ancora prima dei vari DPCM, quindi di quando la macchina governativa si è messa in moto, già dalle prime allerte che arrivavano dalla Cina, quindi diciamo siamo già intervenuti un po' in forma passiva in inizio ancora di emergenza, o meglio, quando l'emergenza nel nostro paese si andava ancora narrando che non sarebbe neanche mai arrivata. Perché questo? Perché essendo così eterogeneo il nostro mondo, così a contatto con tutto e con tutti, con equipaggi di qualsiasi nazionalità, si pensi allo Stretto di Messina, si pensi a porti come Genova, Livorno, Augusta, Venezia, Trieste, ora mi sono incartato nominandoli a rischio di dimenticare qualcuno e poi i miei colleghi mi diranno anche io c'ero, però tutti quanti assolutamente i porti, giornalmente noi siamo a contatto con società, culture e modelli anche sanitari, permettetemi, diversi. Quindi evidentemente da subito ci siamo premuniti di intervenire con quello che pensavamo potesse essere corretto, sicuramente le distanze, il fatto di lavarsi più spesso le mani, igienizzare i mezzi su cui transitavamo, anche i nostri, le nostre pilottine, e poi l'adozione sicuramente delle mascherine. Scoppiata l'emergenza, in maniera, ci sono stati casi di contagio fra i vostri? No, assolutamente no. Devo dire, a me noti 4-5 casi di quarantena nella fase iniziale, perché alcuni dei piloti, prima di bloccarsi autonomamente, poi è arrivata anche la coercizione a riguardo chi si trovava in giro nel momento, in giro diciamo tempo libero, ecco, privato, familiare, ha veduto bene di rientrare immediatamente nel proprio porto di appartenenza, vedendo quello che stava arrivando, e si è messo direttamente in misura cautelativa. Qualche collega che si trovava in Nord Italia. Dopodiché sì, abbiamo avuto anche un momento di crisi di reperimento dei famosi dispositivi di protezione individuale, come un po' tutti quanti. E lì ho trovato, devo dire, ora magari non posso certo fare i nomi delle ditte che ho sentito, ma ho trovato delle persone veramente capaci che ci sono state vicino, ci hanno dato una mano. Il comando generale delle capitanerie di porto, con il quale collaboriamo in assoluta sinergia sempre, ci ha aiutato anch'esso nello sdoganamento di alcune partite, e siamo riusciti poi ad avere delle dotazioni un po' per tutta Italia, che la federazione ha inviato a tutti quanti i piloti. E poi evidentemente abbiamo adottato tutte le procedure che poi nel frattempo sono anche arrivate. Ecco, un'altra domanda che le voglio fare, e poi ci avviciniamo alla chiusura della nostra intervista. In questo momento di crisi economica, qual è il rapporto che voi avete con gli armatori? Perché ricordiamoci che sono gli armatori che pagano direttamente i servizi che voi andate ad erogare. Ci sono casi in cui gli armatori, essendo imprenditori, come abbiamo detto in premessa, come tutti gli altri, lamentano assenza di liquidità e di conseguenza ritardano anche nei pagamenti nei vostri confronti? Allora, qua il discorso è molto molto ampio. La prima cosa che mi preme assolutamente sottolineare è che con gli armatori, la federazione, perché lo ha
come istituzionalmente, come compito, ma a livello locale, dal punto di vista proprio tecnico, i rapporti sono ottimi, se non eccellenti, da sempre. Questo perché, al di là di quella che può eventualmente essere la dialettica associativa del momento, ai piloti italiani in particolare sono riconosciute grandi abilità di manovra e siamo sempre stati molto vicini all'armamento in generale, in particolare a quello italiano. Questi sono fatti. Al di là di questo, sì, ci sono delle crisi di liquidità denunciate, non mi ci addentro perché non sono aziende di mia competenza e la nostra problematica non è tanto la crisi di liquidità loro, quindi si lavora di meno, lavoriamo di meno noi, incassiamo di meno noi. Il tema qui è un altro, è molto più profondo, mi si permetta, è molto più importante. Il servizio di pilotaggio è il primo servizio che un porto offre, che il sorgitore offre, quindi che lo Stato offre obbligatoriamente per la tutela della sua sicurezza. Quindi quelli che sono i nostri costi incomprimibili di corporazione, che non è assolutamente un'azienda, ma è formata da dei soggetti che sono i piloti. La corporazione è solamente uno strumento giuridico attraverso il quale illo tempore il legislatore nel 1942 decise di organizzare il nostro servizio. Non la corporazione, non ricevendo i giusti introiti da parte di chi il servizio lo utilizza, quindi evidentemente, anche se ridotti, sta continuando dei traffici economici, non ricevendo noi le giuste competenze, il rischio è di non avere la dotazione finanziaria necessaria a mandare avanti la corporazione, il che vorrebbe dire non riuscire a mettere il gasolio nelle barche, non riuscire a mantenere la pilotina. Quindi non sono altri i discorsi, perché la corporazione non lavora per fare utile, per aumentare i suoi utili. La corporazione ha una sua necessità finanziaria, che è anche molto ben regolata e strutturata in Italia. Abbiamo fatto uno studio col Centro di Eccellenza dei Trasporti di Ricerca dell'Università di Genova a riguardo. Ha una sua dotazione finanziaria e da quella si può scostare in più o in meno di poco. Però non appena noi, per fare un esempio molto pratico, quando una corporazione, a causa di un aumento esponenziale dei traffici, aumenta anche quello che incamera più denaro, noi lo restituiamo questo denaro in un ciclo tariffario successivo. Così viceversa, se la corporazione non incamera il denaro necessario per andare avanti, tutto quanto sempre controllato da un'istruttoria del Ministero dei Trasporti e con il Comando Generale del Capitano di Porto, chiede più denaro agli armatori che frequentano il suo porto. È una specie di pronto soccorso, insomma. La corporazione, il pilotaggio va un attimino inquadrato in questo senso. Sì, mi faceva riflettere quello che dice, perché da alcune voci, anzi alcune voci premono affinché ci sia una sorta di apertura più al mercato di quello che voi invece oggi state preservando, appunto, con questa corporazione 47, che ci diceva essere l'unico modo per tutelare e calmierare anche quelli che possono essere i costi all'interno del porto. Mi fa riflettere, volevo chiederle in chiusura una sua considerazione su quanto nei giorni scorsi pare essere emerso in Russia, in particolare la Duma, che sappiamo che è la Camera Bassa della Federazione appunto russa, ha ipotizzato di andare a nazionalizzare il servizio del pilotaggio all'interno dei porti, proprio perché si è accorto che attualmente, ricordiamo che non vige il sistema come quello italiano, ma c'è un libero mercato puro per questo tipo di servizi e non c'è più alcun tipo di controllo, con un danno anche economico molto importante per tutta l'economia. Non so se ha seguito lei anche questa esperienza che si vorrebbe portare avanti in Russia e in che modo potrebbe essere paragonabile al nostro modus operandi italiano. Allora, assolutamente sì, ho seguito la notizia e anzi ho sentito anche il dovere di commentarla e ci sono delle mie dichiarazioni al riguardo. Non nascondo, insomma,
la contentezza di un pensiero del genere della Duma, che tra l'altro rispecchia quello che è della maggior parte dei piloti al mondo. Cioè nel mondo, non so darle la percentuale corretta, ma oltre il 90% delle situazioni di pilotaggio negli stati sono in monopolio e con una forte influenza dello Stato. Evidentemente in Italia, soprattutto la federazione che ne cura gli interessi diretti del pilotaggio, siamo dei grandi sostenitori della corporazione. E le dico, proprio in seguito a questo studio che è durato un anno, assegnato a questo istituto di ricerca dell'Università di Genova, se non ne fossimo stati convinti scientificamente ieri, oggi abbiamo anche dei dati certi e oggettivi che ce lo dicono. Perché lei mi insegna che in economia, quando non voglio chiamarla azienda, ma una struttura riesce a mantenere bassi costi, a dare un'altissima qualità di servizio con un'altrettanta alta operatività del suo fattore umano, quell'azienda lì ha fatto bingo. Ecco, nel caso delle corporazioni, questo sistema pubblico-privato costruito all'interno e regolato dal codice della navigazione del 42 in Italia, come dicevo, permette di dare il massimo a chi gli interessi economici ce l'ha direttamente diretti su quello che è il mercato all'interno di un porto, che sono tanto lo Stato quanto l'armamento. Evidentemente attraverso il pilotaggio, che è un anello di congiunzione effettivamente proprio tra il mare e la terra, perché prende la nave in mezzo al mare, la mette a terra e viceversa, se controllare questo servizio di fatto vorrebbe dire controllare il porto. Non a caso, nonostante noi lavoriamo in monopolio, lo Stato esercita il controllo al 100% su di noi. Cosa voglio dire? Che non possiamo fare le tariffe che vogliamo o favorire un armatore perché ha più navi in quel particolare momento, c'è più simpatico perché sembra che porta più lavoro, perché quello che ha 10 navi e quello che ne ha mezza viene servito nella stessa identica maniera, e noi dobbiamo svolgere quella funzione di assoluto equilibrio sotto il controllo di un comandante del porto, che ricordiamo la capitaneria di porto è un organo istituzionale e anche militare, oltre quindi a funzioni tanto amministrative quanto che militari. Quindi la nostra funzione è sotto una visione pubblica totale. Il riferimento che faceva la Duma russa, ho letto le dichiarazioni di un deputato poi che ha presentato un disegno di legge che penso vada in discussione a brevissimo, loro hanno verificato che la privatizzazione illo tempore fatta, evidentemente, non sono, premetto, un conoscitore nel dettaglio del sistema di pilotaggio russo, ma evidentemente hanno fatto delle verifiche e si sono resi conto che la gestione privata del pilotaggio ha arrecato dei danni allo Stato, che siano dei danni perché magari avevano tanti incidenti e quindi hanno dovuto poi investire per mettere a posto i porti, o dei danni perché le compagnie venivano trattate, c'erano delle interferenze nel mercato. Cioè, è evidente che se non fossi sotto un controllo pubblico, potrebbe prendere il pilotaggio qualsiasi tipo di deriva e nessuno ci potrebbe mettere becco, perché comunque un pilota nelle sue funzioni è assolutamente indipendente e deve rimanere indipendente da qualsiasi tipo di modificazione. Tornando volendo rimanere ovviamente in Italia, quando dico che i dati oggettivamente danno ragione a questo sistema, che per carità, come tutto, può essere perfettibile e migliorabile, io parlo che gli ultimi dati, lei all'inizio ha detto 250.000 manovre, in effetti quei numeri lì oggi sono superati. Gli ultimi dati che abbiamo analizzato nel 2018 parlano di 330.000 manovre, fatte da 232, 36, 40, 38, dipende dal momento dei pensionamenti e nuovi ingressi che abbiamo, ma grosso modo diciamo 250 persone in Italia, ci portano ad essere i piloti che al mondo abbiamo la più alta produttività, la media mondiale di 500 manovre per pilota all'anno.
i piloti italiani ne hanno quasi mediamente 1000. Siamo sugli 890, 910, se non ricordo male, una cosa del genere. Il 48% delle prestazioni di pilotaggio che facciamo oggi in Italia, questo a favore di un determinato armamento che evidenziava lei prima, per esempio quello dei traghetti, il 48% viene già fatto via radio. Che cosa vuol dire? Che c'è una forte già volontà di aiutare, evidentemente venire incontro a un certo tipo di armamento, a certi tipi di prestazioni. I costi, e qua le inizio ad anticipare alcune notizie che effettivamente sono in questo studio depositato al Ministero e al Comando Generale dei Capitanieri di Porto dal mese di novembre. I costi del pilotaggio in Italia comparati ai costi europei ed extraeuropei parlano di un terzo delle nostre tariffe. Quindi l'armamento che visita i porti italiani ha un terzo dei costi rispetto al pilotaggio rispetto agli altri paesi. E aggiungo, questo con grande orgoglio devo dire, a nome di tutti i miei colleghi in giro per l'Italia, che siamo il paese con il più alto numero di manovre e il più basso numero di incidenti. Questi numero uno al mondo in assoluto. Dietro di noi ci sono gli Stati Uniti e penso di avervi detto un attimino tutto. Benissimo, io ringrazio Francesco Bandiera, ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori, il presidente di Fede Piloti, Federazione Nazionale Piloti Deporti per Italiani, che ci ha permesso di avere un grande chiarimento circa l'operato di questa corporazione storica che del 47 garantisce il tranquillo accesso, diciamo così, delle navi da crociera o cargo o merci o traghetti nei nostri porti italiani. Grazie a Francesco Bandiera, grazie ai nostri ascoltatori, appuntamento al prossimo incontro. Grazie a voi, grazie a lei e mi permetta un ringraziamento veramente allargato a tutti i capi piloti d'Italia, a tutti i miei colleghi e a tutte le persone che vanno per mare giorno e notte. Fate una preghiera quando vedete il mare burrascoso, perché ci sono persone distanti da casa in mezzo al mare che lavorano per il bene della collettività di tutti. Grazie. Grazie ancora alla preghiera a cui alludeva Francesco Bandiera, la famosa preghiera del marinaio che accompagna tutti i naviganti. Buona giornata a tutti, grazie.